richiede sempre l'utilizzo della pistola termica. Ho visto che lo stesso lavoro si può fare anche semplicemente avvicinandolo a una fonte di calore come può essere il fornello del gas o una candela, che forse è meno pericoloso, ma il più delle volte la plastica tende ad annerirsi, cosa che invece con la pistola termica non succede. Realizziamo quindi quello che diventerà un ciondolo, o potrà essere un paio di orecchini o quello che desiderate, andando a tagliare il bicchiere in questo modo. Se non siete particolarmente precisi, se il bicchiere si rompe, non c'è particolare problema, perché poi col calore si andrà praticamente a rinsaldare la plastica e quindi eventuali venature o cose del genere non si vedranno più. Vedete, tipo qua sono andata oltre il punto in cui voglio tagliare, ma non c'è nessun problema. Quindi tagliate i vostri due bicchieri. Come sapete, in commercio ce ne sono colorati di tutti i tipi, quindi ora tenete il bicchiere con una pinza e, utilizzando la pistola alla velocità più bassa, ruotate fino a che, vedete, lui inizierà a sciogliersi. A questo punto lo poggiate un attimino, perché cambieremo il punto della presa. Se voleste un po' manipolarlo, come vedete, non ci sono particolari problemi, perché si raffredda molto in fretta. Cambio il punto in cui l'avevo preso. E vado avanti fino ad ottenere la forma che desidero. Ecco, io in questo caso, per esempio, questa mi piace già. La vedete? L'unica cosa, vorrei togliere questa punta, quindi con la pistola mi soffermo su quella punta lì e voilà, e là arrotondo. Eccoci qua, uno. Facciamo lo stesso col secondo bicchiere. A questo punto, vabbè, i miei ora sono di dimensioni diverse, ma se io continuo a scaldare si ridurrà la dimensione anche di questo, di sicuro. Vedete? Sono anche, se mai mettete un paio di guanti. Comunque, ho creato le mie due vasi per gli orecchini. A questo punto sta solo alla vostra fantasia. Dovete sicuramente farli raffreddare un pochettino e, con l'utilizzo di un punteruolo con la punta sottile, andate a trapanare al fine di eseguire il foro, vedete? Per poter attaccare la catenella o la monachella. Sono resistentissimi, come vedete, io posso sforzare e sono assolutamente resistenti. Potete fare un buco solo, così, se volete appenderli, oppure i buchi ai due estremi nel caso in cui voleste fare una collana collegata da anellini. Dopo aver eseguito il foro, non vi resta altro che montare i vostri due nuovi pendoli, ciondoli. Quello che vi posso dire è che una volta realizzato la base, cioè quello che abbiamo appena fatto, potete anche decidere di decorarli con delle pitture apposta per plastica o anche solo con dei pennarelli, e quindi andarci a disegnare dei fiori o delle figure geometriche o quello che preferite. Qui faccio un po' più di fatica a bucare, ma ho bucato perché la plastica aveva doppio spessore. Eccole qui,
Questi sono i due nostri pendagli. Vediamo come li trasformo. Ho poi voluto fare un secondo esperimento. Il secondo esperimento prevede che io abbia pitturato ieri, perché ho dovuto aspettare che asciugasse molto bene, con dei colori acrilici l'interno del bicchiere. Sono curiosa anch'io di sapere che cosa accadrà, perché vi confesso che è la prima volta che provo a scaldarli, quindi non so neanche io che cosa accadrà. Lo scopriamo insieme. Qui. Niente male perché risulta già decorato. Allora questi li sciolgo poco, ne ho preparati altri due che vorrei scioglierli un po' di più per vedere cosa succede. Io vedete che spesso tengo l'oggetto in mano, ma non è consigliabile perché comunque c'è poco da fare, bruciano, eh? Quindi cercate di non farmi male che poi mi sento in colpa. Eccoli qua. Li vedete? Sono normalissimi colori acrilici. Io avevo usato i due che avevo già sulla scrivania, quindi erano nero e argento. L'argento l'ho fatto colare un po' di più, quindi ci ho messo di più ad asciugare, però con altre nuance magari sarebbero ancora più carini. Anche con questi poi procedete forando. Questi ultimi due bicchieri vorrei provare a farli sciogliere un po' di più per vedere se proprio si scioglie anche il colore. È sempre un esperimento, ve lo dico, quindi neanche io so che cosa succederà. Allora, andando un po' più avanti, diciamo, scaldando un po' di più, la differenza è la seguente. Come potete vedere, mentre qui il nero è rimasto opaco, in questo caso invece sono usciti fuori dei pigmenti glitterati dal colore. Mi piacciono comunque. Quindi questo, ragazzi, è l'orecchino che potremmo chiamare il fu bicchiere di plastica. Io lo chiamerei il fu bicchiere di plastica. E allora, ecco alla fine del tutorial, le monterò all'inizio, adesso vedo un po', avrete le immagini che vi permetteranno di capire poi come ho deciso di montarli. Eccoli qua, vedete? Mi sembra una cosa comunque molto particolare, veloce e soprattutto economicissima, perché voglio dire, dopo una festa di compleanno di bambini, certo lo so, bisognerebbe usare la carta, però già che io ce li ho negli armadi e già che ci sono in circolazione, almeno ha un senso utilizzarli, perché gli daremo nuova vita. Vi ringrazio per avermi seguito in questo tutorial lampo, vi dico ancora una volta di iscrivervi al mio canale e buon lavoro!